Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxing del iPhone 16 Pro. Unboxing e prime impressioni, insomma. Vediamo che cosa è cambiato in questo nuovo telefono. Da quel che ho letto c'è il nuovo tasto per registrare i video, non lo so, vabbè. Questa è la scatola, io ho preso il colore, quello della sabbia, lì, santi, non so come cazzo si chiama, raga. Andiamo a spellicolare come ogni nuovo unboxing. Ragazzi, questo è il telefono, sempre il gold del 14, raga. Almeno io avevo il 14 gold e sembra quasi, non dico uguale, però quasi uguale a quello. Qua c'è il nuovo tasto per registrare i video. Ragazzi, andiamo a spellicolare. Io ho preso il Pro quest'anno, non il Pro Max, perché mi andava di prendere quello più piccolo. Allora, andiamo ad accendere. Ok, ragazzi, si sta avviando. Farò vedere un po' il telefono da varie prospettive, poi ragazzi lo configuro e vi farò vedere le nuove funzioni. Ragazzi, queste sono le modalità video, c'è ovviamente la modalità cinema, con poche migliorate a quanto vedo, sempre registra 4K30, poi ragazzi c'è lo slow motion che finalmente si può fare in 4K e anche a 120 frames, poi abbiamo un time lapse, questo qua è rimasto invariato ovviamente. Poi la modalità foto, raga, c'è una 0.5 di una qualità, ragazzi, pazzesca. La potete vedere da qua. Io adesso vi farò una foto, poi, tipo qua la mia postazione, vi farò una foto in 0.5x. Una qualità incredibile, pari a quella dell'1x, che ora vi metterò anche a confronto. Poi raga, come modalità video abbiamo ovviamente la modalità spaziale, questa per chi ha poi un visore. La modalità spaziale può registrare solo in HD 30, vabbè raga, in pochi la useranno. Poi come modalità video abbiamo un PEL 4K 120, ovviamente si può portare in 4K 24 25 30, poi raga 60, ovviamente 100 e 120. Ovviamente registra anche in HD, una qualità che non penso che nessuno userà al giorno d'oggi. Poi c'è il 4K, raga. Poi parliamo del tasto controllo, raga. Come potete vedere, fate una leggera pressione e vi mette lo zoom, raga. Certo, non è proprio comodissimo da usare, però se ci fate l'abitudine lo potete usare. In 3x fa il 4K in video. 4K 120, zoom massimo 3x. Vabbè, non ci lamentiamo, anzi, non c'è la grande angolare in 4K 120, però raga, in 4K 60 le avete tutte le cam. Fate pressione. Una 0.5, vedete qua, qualità video assurda anche questa, raga. Vi farò vedere un pezzettino di video girato. Tutto questo in grandangolare. Poi la qualità dell'1x girata in 4K 120, ora ve lo farò vedere pure, ragazzi. Questo è un video in 4K 120 frame.
Fluidità senza fine. Detto questo, sulle fotografie, ragazzi, c'è la RAW Max, potete registrare, cioè potete scattare anche in, senza RAW, modalità ritratto. C'è anche questa cosa standard controllo di tonalità, raga. Potete decidere le tonalità che volete direttamente da questo piccolo centro di controllo. Potete fare tutto ciò che volete. Per non parlare anche dell'editing audio, raga. Voi avete registrato un video, per esempio adesso ho registrato un video. Andiamo nella galleria. Andiamo in modifica. Dov'è adesso? Guardate ragazzi, c'è l'opzione mix audio. Da qua potete vedere audio in primo piano, audio studio, audio cinema. Questo è l'audio standard, ragazzi, di questo video. Tutto questo in grandangolare. Ora mettiamo in primo piano. Un pezzettino di video girato. Tutto questo in grandangolare. Praticamente eleva tutto il rumore ambientale. Un pezzettino di video girato. Modalità studio, vi sentirete tutto voi. Tutto questo in grandangolare. In retroscena vi sentirete. Invece in modalità cinema. Un pezzettino di video girato. Tutto questo in grandangolare. Praticamente con la modalità cinema mette in risalto la vostra voce e in più si sentiranno le voci in sottofondo in modalità bassa, bassissima, tipo molto in sottofondo. Ragazzi, questa è una funzione molto molto bella, raga. Detto questo, il telefono ovviamente è bellissimo. Io ho preso la versione Pro quest'anno, non lo so, volevo il telefono più piccolo, anche se per la batteria me ne pentirò, ne sono già certo. Comunque, da tenere in mano rispetto a un Pro Max è mille volte meglio, raga. La qualità tanto è quella. Tutte e tre le cam sono identiche, la ricarica è identica, lo schermo è identico, 120 Hz, materiali identici, ragazzi, tutto uguale al Pro Max, cambia solo la batteria, ovviamente, e le dimensioni. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video unboxing. Spero presto unboxing. Ragazzi, supportate questo video e ne vedrete sempre di più.